quante volte vi è capitato di andare a vedere una partita di calcio di ragazzini, di andare a vedere una partita di basket di ragazzi, under 21, under 19, non lo so, adesso non so più bene come siano le serie delle giovanili, soprattutto per il basket. Ecco, non vi siete mai accorti come i genitori presenti urlino improperi, insulti vergognosi anche nei confronti degli arbitri? Ne ho presi tanti, io ero un arbitro di basket, ma la cosa non mi interessava. Ma al di là di questo, dopo gli insulti si rivolgono ai figli e gli dicono: fai così, devi fare così, che magari è tutt'altra cosa di quello che dice l'allenatore. A che l'allenatore si sente inutile lì in panchina e i figli non capiscono più niente, non sanno più che cosa devono fare. Beh, è come se avessero una crisi di identità, ma io devo fare quello che dice mio padre o quello che dice l'allenatore, eccetera, eccetera. Ecco il fenomeno della sostituzione, un fenomeno che molto spesso avviene alle elementari, quando da parte dei genitori nei confronti dei bambini, quando hanno davanti a sé un compito molto difficile che non riescono a fare, allora intervengono i genitori e li aiutano. Ma questa è una cosa ancora plausibile. Un pochino meno plausibile da parte dei genitori è questo: sostituirsi quando queste persone, questi ragazzi, d'accordo, iniziano ad avere una certa età, 3, 12, 13 anni, ma anche 11, 10, eccetera, sostituirsi nel senso che si propongono come loro il modello da seguire, come se siano loro il modello da seguire, anzi, questi genitori dicono: fai in questo modo, perché in questo modo è l'unico modo giusto. Anche questa, ecco, compiuta la completa sostituzione, cioè a dire, non fare più quello che pensi sia giusto, la tua fantasia, magari la tua originalità dice di fare, ma fai quello che ti dico io. Ecco, questo è il pericolo più grave che si può correre, soprattutto verso persone che sono alla ricerca della propria identità e che stanno proponendo un qualcosa, vuoi perché hanno sentito, hanno avuto esperienze varie con gli amici, con altre persone, e invece improvvisamente vengono bloccati proprio nella loro originalità da queste prorompenti figure genitoriali. Ecco, il fenomeno della sostituzione è molto doloroso per uno studente, per un adolescente, d'accordo? E questo fenomeno lo possiamo vedere anche nel rapporto scuola-famiglia. Quante volte il genitore si è interposto tra il compito in classe, sia ben chiaro, fatto insomma un 3, i miei cari studenti conoscono benissimo i 3, soprattutto in determinate materie, non in storia e in filosofia. In storia e in filosofia hanno conosciuto solo i 2 e il 1. Ecco. Si sono interposti i genitori tra il 3 del compito in classe e il ragazzo, cioè a dire: ma professore, insomma, prende sempre 3, ma è mai possibile, non è giusto. Oppure
davanti al racconto di un'interrogazione, il genitore che va a scuola a parlare col professore e dice: mio figlio mi ha detto che ha chiesto queste cose e gli ha dato 4. Allora, fenomeno della sostituzione. Uno, si può difendere anche l'adolescente, cercare di difendersi. Va bene? Ci siamo? Punto uno. Se l'adolescente vede che il padre interviene, o la madre, o i genitori intervengono sempre, dice: ah, che bella la vita, è così comoda, faccio più niente, ma sto lì beatamente, tanto c'è chi mi difende. Ma questo, dopo 10 anni, cosa sarà lì? Ancora ad aspettare che qualcuno lo difenda? Quindi attenzione genitori in questo caso, attenzione a non commettere errori di questo genere, perché bisogna essere consapevoli di quello che si fa, d'accordo?